Vi è mai capitato di vivere un incontro inaspettato? Di trovarvi nel posto giusto al momento giusto? Sono convinto che a tutti noi, almeno una volta nella vita, sia successo qualcosa di inspiegabilmente fortunato, un evento che ci ha fatto pensare: che coincidenza incredibile! Spesso liquidiamo queste situazioni come casualità, frutto del caso. Ma cosa succede se, invece, dietro a questi eventi apparentemente casuali, si nascondesse qualcosa di più profondo? Se non fossero semplici coincidenze, ma segnali, messaggi che l'universo ci invia per guidarci nel nostro cammino? E se imparassimo a riconoscere questi segnali? E se ci aprissimo alla possibilità che il destino, a volte, ci parli attraverso coincidenze apparentemente casuali? Questo è un viaggio alla scoperta del potere delle coincidenze. Un'esplorazione che ci porterà a guardare con occhi nuovi gli eventi della nostra vita e a riconoscere la forza invisibile che ci guida. Le coincidenze significative sono spesso al centro di storie incredibili. Un amico, ad esempio, mi ha raccontato di come ha incontrato la donna della sua vita. Era in aeroporto, in ritardo per un volo che non voleva prendere. All'improvviso, un ritardo improvviso, un cambio di gate, e si è ritrovato seduto accanto a una ragazza. Quella ragazza sarebbe poi diventata sua moglie. Un'altra storia che mi ha colpito è quella di un uomo che ha trovato lavoro grazie a un incontro casuale su un treno. Stava leggendo un libro sulla storia dell'arte, la sua passione, quando un signore seduto di fronte a lui ha iniziato a fargli domande. Si è scoperto che quell'uomo era il direttore di un importante museo, in cerca di un esperto proprio come lui. Queste storie ci dimostrano che le coincidenze possono avere un impatto enorme sulle nostre vite. Ci spingono a riflettere sulla natura del caso e del destino, a chiederci se gli incontri che facciamo siano solo frutto del caso o se siano guidati da una forza invisibile, un po' come Dante che incontra Virgilio nel mezzo del cammin di nostra vita. Lo psichiatra Carl Gustav Jung è stato uno dei primi a studiare il fenomeno delle coincidenze significative. Le ha definite sincronicità, ovvero eventi che accadono contemporaneamente e che, pur non avendo una causa-effetto apparente, sono legati da un significato comune. Secondo Jung, la sincronicità è una manifestazione dell'inconscio collettivo, un livello di coscienza che ci unisce tutti. Quando siamo aperti a ricevere i suoi messaggi, l'inconscio collettivo ci guida attraverso le coincidenze, aiutandoci a realizzare il nostro potenziale e a vivere una vita più autentica. La sincronicità ci invita ad andare oltre la visione razionale del mondo, un po' come quando ci lasciamo trasportare dalla bellezza di un'opera d'arte, e ad aprirci a una dimensione più spirituale. Ci ricorda che siamo parte di un universo interconnesso, in cui tutto è in relazione con tutto, proprio come nel Rinascimento italiano, dove arte, scienza e spiritualità si fondevano in un'unica armonia. Quando impariamo a riconoscere le coincidenze significative, scopriamo una forza invisibile che ci guida verso la nostra strada. Non si tratta di seguire un percorso predefinito, come quello segnato dalla tradizione, ma di ascoltare la nostra intuizione, di cogliere i segnali che l'universo ci invia e di avere il coraggio di seguirli, proprio come fecero i grandi esploratori italiani che si spinsero oltre i confini del mondo conosciuto. Le coincidenze possono essere fonte di grande ispirazione. Ci mostrano che la vita è piena di possibilità, che il caso può riservarci sorprese inaspettate e che a volte basta un piccolo evento imprevisto per cambiare il corso della nostra esistenza. Proprio come un incontro fortuito può portare a un capolavoro artistico. A volte, le coincidenze ci mettono di fronte a delle scelte. Ci offrono nuove opportunità, ci indicano una direzione diversa da quella che avevamo immaginato. Sta a noi decidere se cogliere queste occasioni o se lasciarle andare, se essere come Cristoforo Colombo che, con coraggio, ha attraversato l'oceano, oppure rimanere ancorati alle nostre certezze. Come possiamo imparare a riconoscere e a interpretare le coincidenze nella nostra vita? Il primo passo è quello di coltivare la consapevolezza. Dobbiamo imparare a osservare gli eventi che ci accadono, anche quelli apparentemente insignificanti, e a chiederci se nascondono un messaggio per noi, proprio come un artista osserva attentamente la realtà per trovare l'ispirazione. Un altro aspetto importante
è l'ascolto dell'intuizione. Spesso la nostra mente razionale tende a scartare le coincidenze come semplici casualità. Ma il nostro intuito, la nostra voce interiore, sa riconoscere quando un evento ha un significato profondo per noi, come quando riconosciamo la bellezza di un brano musicale senza bisogno di analizzarlo. Infine, dobbiamo avere il coraggio di seguire i segnali che l'universo ci invia. A volte questo significa uscire dalla nostra zona di comfort, prendere decisioni difficili, cambiare rotta, proprio come fecero gli artisti del Rinascimento che, rompendo con la tradizione, diedero vita a una nuova era di bellezza e conoscenza. Ma se impariamo ad ascoltare la nostra intuizione e a fidarci della forza invisibile che ci guida, scopriremo che la vita è in grado di regalarci sorprese meravigliose. Le coincidenze ci ricordano che la vita è un viaggio straordinario, pieno di mistero e di magia, proprio come un viaggio attraverso i paesaggi mozzafiato e le città d'arte italiane. Ci invitano ad aprirci all'ignoto, a fidarci del flusso degli eventi e a credere che esiste un disegno più grande di noi anche quando non riusciamo a comprenderlo fino in fondo, un po' come quando ci lasciamo trasportare dalla musica di Verdi o dalla poesia di Dante. Non dobbiamo aver paura delle coincidenze, ma accoglierle come preziosi doni dell'universo. Imparare a riconoscerle e a seguirle ci permette di vivere con maggiore consapevolezza, di scoprire il nostro vero potenziale e di realizzare la nostra leggenda personale scrivendo la nostra divina commedia nel palcoscenico della vita. Ascoltate il vostro cuore, seguite la vostra intuizione e lasciatevi guidare dalle coincidenze. La vita è un'avventura meravigliosa e voi siete i protagonisti.